Leva a Palazzo Chigi per fare una profonda riforma della RAI, vi siete comportati né più né meno come governi, del parere, come guardi, governi che l'hanno, come che governi che l'hanno preceduta. Però dobbiamo essere d'accordo tutti. Però renderla indipendente, una cosa, dobbiamo trovare lo strumento per renderla indipendente dalle forze politiche. Appunto, okay. Dico, ci avevate, ma una cosa che diceva Lina. Da soli non ce la possiamo però, fare. Presidente, la vedo bello. Fate una campagna di stampa a nostro favore, delle nostre teorie. La vedo tonico e diciamo pimpante e battaglievo, e questo mi fa piacere. Però allora per gestire il Movimento 5 Stelle mi viene da dire il minimo. Esatto. Ah, sono ben attrezzato, sta dicendo. La vedo, la vedo che adesso che l'ha detto lei mi sento infortato. La vedo assolutamente tonico. Però in virtù di questo mi viene una domanda, perché Lina coglieva un punto. Cioè lei oggettivamente è stato appena nominato leader e non è riuscito a mettervi capigruppo, diciamolo in maniera al Senato. Guardi, qual è il punto? Lei non mi ha ascoltato. Qual è il punto? Lei non mi ha ascoltato. No, non la voleva mettere un capogruppo, non ce l'ha fatta, c'è ma stato guardi, una... allora lo ripeto, però aspetta, mi faccia finire allora, qual è Licheri il suo... è venuto per primo da me e mi ha chiesto io, a me piacerebbe chiedere no. Benissimo, è venuta Castellone un attimo dopo a dire io vorrei fare una proposta non alternativa, sempre in linea con il nuovo corso, ma concorrente. Ne abbiamo discusso, abbiamo accettato tutti e tre. È stato chiaro. Però lui non ha ascoltato. No, non l'hai ascoltato, quindi vediamo se... Poi voleva mettere Bonafede, non riesce a mettere Bonafede alla Camera. Ma e cosa vabbè. Sta dicendo? Andiamo, mi faccia fare ma una non cosa. Legge i giornali che lei scrive. Se legge però lei diventa autoreferenziale. Lei vuole essere un leader moderno. Non faccia come il leader degli ultimi 50 anni che è sempre colpa dei giornalisti. Allora, no, però adesso dico, Alessandro, adesso formuliamo. Se poi in libertà ci fermiamo qual qui, è l'elemento che significa leader moderno, leader vecchio? Qual è l'elemento questa di fragilità? È politica con la P maiuscola. Presidente, qual è l'elemento? Non mi interessa, moderno, antico, vecchio, eccetera. I valori sono antichi. Mi fa finire. L'azione è, non è moderna. Allora, domanda... È con una visione futura. La domanda è la seguente. Dov'è la fragilità della sua leadership? La fragilità della sua leadership è che lei è perennemente nominato. Lei è stato nominato due volte da Grillo a Palazzo Chigi ed è stato nominato come capo del movimento da uno che gli aveva dato l'incapace 5 minuti prima. Lei cioè non si è misurato col consenso. Quando è che i partiti sono forti? Quando un leader fa un congresso, c'è un processo democratico, vince e riesce. Quindi la domanda è, senza entrare negli internacorpus incomprensibili vostri, perché lei non apre una fase democratica nel movimento? Si confrontano delle linee, si fanno dei congressi alla luce del sole, vedrà che ne esce più forte. Dottor De Angelis. Guardi, lo prenda come consulente intanto. No, direi di no perché parte già da una valutazione di fatto errata, e qui non sono opinioni. Lei si è un po' distratto. Lei pensa che... Se dice che di sinistra gli faccio da consulente, se questa sera dice se non mi io sono di sinistra gli faccio da consulente. Guardi, se non mi interrompe ne parliamo. Lei si è un po' distratto, siccome lei è tutto proteso e si è nutrito di vecchia politica, lei quindi è legato al congresso con i signori delle teste e coi delegati e pensa che quella è una partecipazione democratica. Allora, se non si fosse distratto, avrebbe potuto... Scusi, democrazia. Non mi deve interrompere, avrebbe scoperto, perché è su internet, che abbiamo avuto un momento, un bagno democratico in cui gli iscritti, non i signori delle tessere, hanno votato. Non era Alessandro De Angelis, hanno lasciamo votato finire. Votato il 93% a mio favore, mi hanno eletto lì. Ma di che bagno democratico sta parlando? Ma mi faccia il piacere. C'era un competito. Vabbè. Ma mi faccia il quando piacere. Si sceglie allora. Un plebiscito anche allora. Poi. Ascolti, il 93% hanno votato Conte leader. Ma di che democrazia sta? I singoli iscritti, non i signori delle tessere. Senza confrontarsi con un competitor. Allora, arriverà anche il competitor. Non c'era il competitor, hanno fatto lei. Potevano votarmi il 10%, il 15%. Hanno votato il 93%. Chiaro. Iscritti. Neanche i suoi vice gli iscritti, non i delegati a un congresso. Neanche i suoi vice. Abbia pazienza, vada avanti. Perché ha nominato questo i suoi vice? Questo si chiama democrazia. Perché ha nominato i suoi vice e non l'ha fatti votare? Perché non le piace il processo democratico. Adesso si voterà. Ma lei non è informato su nulla. No, i suoi vice. No. I vice verranno votati. No, prima la scelta. Verranno votati sul web, questa significa passaggi democratici. Lei si deve informare, deve studiare il Movimento 5 Stelle io vorrei e poi capire fa queste osservazioni.